Nel contesto del Festival Internazionale di Musica Sacra, il critico d'arte Angelo Bertani ha parlato dei patriarchi di Aquileia di origine veneziana e le arti in Friuli dal 1420 al 1751. Come sappiamo, nel 1420 la Repubblica di Venezia occupa, invade il patriarcato di Aquileia, cioè il Friuli. E questa data viene ritenuta da alcuni uno spartiacque. Sembra che prima del 1420 ci fosse stata un'età dell'oro e dopo il 1420 invece buio e tenebre. Allora volevo proprio verificare se tutto questo è vero. Teniamo conto che il patriarcato di Aquileia in qualche modo è erede della prestigiosa storia di Aquileia romana, naturalmente. E però dobbiamo tener conto anche che il patriarcato come principato ecclesiastico è stato fondato da un imperatore germanico, Enrico IV di Franconia, nel 1077. Proprio perché l'imperatore faceva comodo avere come vassallo un ecclesiastico, perché non avrebbe potuto l'ecclesiastico trasmettere per via ereditaria il feudo. Ecco, fino al 1250 circa, i patriarchi di Aquileia sono stati dei feudatari di origine germanica, quindi degli invasori anch'essi. Solo dopo il 1250 il patriarcato di Aquileia si è rivolto in qualche modo alla cultura politica e anche alla cultura in senso proprio della pianura padana e dell'Italia, potremmo dire. Con il 1420 l'asse si sposta decisamente verso Venezia, però Venezia in qualche modo è anche all'origine del patriarcato di Aquileia del Alto Medioevo, potremmo dire, perché Venezia fonda la sua autorevolezza sulle spoglie di San Marco, che è il santo protettore, come sappiamo, della città. Però anche Aquileia voleva affermare la sua fondazione ad opera di Ermagora, che sarebbe stato inviato ad Aquileia stessa da San Marco come primo vescovo della città. Quindi potremmo dire che fin dai primordi, diciamo così, dall'Alto Medioevo, Venezia ed Aquileia hanno in qualche modo la stessa origine nella predicazione di San Marco, in qualche modo si disputano il corpo e quindi l'autorevolezza del santo evangelista. C'è da dire che il patriarcato di Aquileia, come principato, come entità politica, aveva conservato, dopo l'invasione veneziana, due possedimenti, San Vito e San Daniele. Ecco che a San Vito, nella prima metà del Cinquecento, i patriarchi grimani che si succedono nel tempo, tre patriarchi di questa, originari di Venezia e appartenenti a questa potentissima famiglia, i grimani appunto, cercano di trasformare la cittadina di San Vito in un loro principato, in un principato personale, con delle caratteristiche ben precise. Teniamo conto che siamo nell'epoca in cui già Niccolò Machiavelli sottolineava il passaggio dalla signoria al principato e indicava nel principato il nuovo modello, diciamo, italiano, potremmo dire, di dominio politico. Ecco che i Grimani, quello che non potevano fare a Venezia, viste le leggi molto austere della città, cercano di farlo a San Vito a Tagliamento, trasformando quel possedimento patriarcale in un possedimento quasi privato, personale, che viene trasmesso poi nell'ambito della stessa famiglia. Ecco che i Grimani sono degli ecclesiastici molto colti. Domenico Grimani, per esempio, aveva edificato una villa sul colle del Quirinale e da lì aveva ricavato nella sua vigna numerose statue, sculture e rilievi romani, che faranno parte di una collezione importantissima
teniamo conto che la collezione di Domenico Grimani era considerata la maggiore collezione dell'ambito cardinalizio romano. È lui che cerca di iniziare a formare questo suo principato a San Vito. Il nipote Marino Grimani, che gli succede, va avanti in questa opera attraverso anche una renovatio urbis, cioè una trasformazione della cittadina, dà l'input a Pomponio Amalteo, è un genero e allievo del Pordenone, negli affreschi, per quanto riguarda gli affreschi della Chiesa dei Battuti, in cui troviamo due figure in qualche modo atipiche, una che raffigura David e l'altra che raffigura San Paolo. E San Paolo ha, secondo questa iconografia molto inconsueta, un piede su un grande libro. Tiene premuto con un piede un grande libro. Quale sarebbe questo libro? Sarebbe il volume, diciamo così, dell'Antico Testamento, rappresentato in figura da Davide, appunto, perché San Paolo, appunto, aveva predicato un cambiamento radicale nella religione di cui lui è considerato il fondatore, la religione cristiana, dopo la venuta di Cristo. Quindi dalla religione della legge si sarebbe passati alla religione dell'amore, della fede. Ecco, teniamo conto che Marino Grimani negli stessi anni scrive un commentario alla lettera di San Paolo ai Romani, in cui gli afferma proprio questo principio, la importanza assoluta della fede per la salvezza e non più l'adesione alla norma, alla fede nella legge propria dell'Antico Testamento. Guarda caso, questi affreschi di Pomponio Amalteo rappresentano in qualche modo proprio i contenuti che lo stesso Marino Grimani negli stessi anni andava affermando nei suoi commentari alle lettere romane di San Paolo. Quindi una questione molto importante, un esperimento politico-culturale estremamente originale che andrebbe ulteriormente indagato. Se passiamo poi al Settecento, troviamo un altro momento di importante committenza, diciamo così, veneziana, quella dei patriarchi Dolfin, un'altra potente famiglia veneziana che ha, uno dopo l'altro, ben tre patriarchi. Consideriamo gli ultimi due, diciamo Dionisio, che riedifica il palazzo patriarcale di Udine, e chiama un giovanissimo pittore, Gian Battista Tiepolo, allora di 30 anni, ad affrescare il palazzo, la galleria degli ospiti, cosiddette, e altre sale. Il fatto che Tiepolo, appunto, allora fosse così giovane, ci fa capire che Dionisio Delfid appartiene a una famiglia veneziana in qualche modo molto avveduta dal punto di vista culturale. Se teniamo conto che ben poche istituzioni religiose o civili oggi chiamerebbero un artista così giovane, appena di 30 anni, ad affrescare la loro sede, ecco, teniamo conto che i Dolfin, appunto, di cui stiamo parlando, possiamo dire che, appunto, erano molto avveduti e avevano uno sguardo molto preciso dal punto di vista culturale in genere e artistico in particolare. Gli affreschi del Tiepolo sono un capolavoro riconosciuto e hanno anche un'importanza in qualche modo politica, perché affrontano la questione della spartizione delle spoglie del patriarcato di Aquileia tra Venezia e gli Asburgo. Sarebbe interessante, appunto, vedendo i particolari tutto questo, possiamo dire che nel giudizio di Salomone affrescato da Tiepolo, quel bambino che sta per essere squartato rappresenta proprio il patriarcato di Aquileia, che sta per essere diviso in due tra l'Austria degli Asburgo e la Venezia della Repubblica, alle sue estreme propagine, potremmo dire, in qualche modo impegnata a difendere il possibile anche dalle ingerenze asburgiche. Teniamo conto che poi Daniele Manin, il successivo patriarca, in qualche modo
continua l'opera di committenza, di importante committenza sia a Udine che a San Vito. A San Vito fa riedificare il Duomo a proprie spese, e quindi possiamo dire che in questo tramonto del patriarcato vediamo una committenza veneziana di grande importanza sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista politico.